Per ovvie ragioni preventive, come suggerito da linee guida, si prega di entrare uno alla volta per essere serviti singolarmente. Preghiamo di attendere il vostro turno all'esterno. Quindi nel comune di Montano Antilia da ieri sera è scattato il protocollo, attività commerciali, il bar che ieri mattina era aperto, ecco, questa mattina le sale cinesche abbassate, così come tante altre attività commerciali, restano aperti soltanto, ecco, i negozi di primaria necessità, quindi la farmacia, gli alimentari, poche altre attività commerciali. Ecco, in paese questa mattina naturalmente si respira un clima diverso, c'è apprensione, preoccupazione, tutti in attesa di avere notizie dallo Spallanzani di Roma. Beh, signora, questa mattina tra le poche attività aperte nel comune di Montano Antilia, lei ha un alimentari, ecco, sì, può restare aperta. Sì. Che cosa le dicono le persone quando entrano? Cerchiamo sia io che i miei clienti di mantenere le distanze, di lasciare aperto, di non entrare qui dentro a fare... è questo. Mascherine non ne abbiamo, quindi... Non se ne trovano. Sei guanti, no? E questo facciamo, laviamo spesso le mani, alcol, mucchina, spirito, cerchiamo di disinfettarci un po' come possiamo. Ma quando ieri è arrivata la conferma? State male, malingubo, proprio. Sì, è come un film, cioè non ci credi, perché qua pensi di essere distante da tutte queste cose, cioè le malattie le vedi ma non le vivi. Ah. Invece, si attende un'ulteriore conferma, sì, potrebbero sì, scattare zani, sì. Sì, noi penso che rimarremo tutti chiusi, nel senso che non possiamo uscire o entrare. Se dovesse arrivare in Delia, speriamo, speriamo di no. Ecco, ma questa ragazza lei l'ha vista in giro? No, io non la conosco, non l'ho vista in giro, conosco un'altra sorella che prima andava alle medie, che portava anche i panini allora anni fa, conosco il fratello che viene qua, però lei no. Non lo so. Però al di là la ragazza, insomma, si è trovata anche lei. È un po' qui, però magari è venuto il 15, forse ancora l'emergenza neanche c'era su, sì, quindi nessuno poteva pensare che poi alla fine sarebbe successo tutto questo. Ed è praticamente deserto quest'oggi il piccolo centro di Abbatemarco. Per strada è davvero difficile incontrare qualcuno. Lei di Abbatemarco? No. Corriere? Sì, sì. Si trova qui non a caso, insomma. No, devo fare il ritiro all'ufficio postale. È aperto l'ufficio postale questa mattina? Non lo so, adesso vedo, adesso sto arrivando. Un po' di pazienza o no? Purtroppo. Ma vi hanno detto che, insomma, quello che dovete, potete, non dovete fare? Purtroppo sì. Tutto chiuso oggi? Perlomeno speriamo che abbia stata aperta a posto un poco, stamattina pure chiuso era. Ho scaricato il telefonino a Montana, tutto chiuso, manco il telefono. Vogliamo bere se ci carica qua. Allora, ma che di questa ragazza che cosa si dice? Non la neanche conosco, perché non ci sono state qua, non lo so. E dal comune di Montano Antilia ci siamo trasferiti a Ceraso, anche qui attività commerciali chiuse, ecco, lo vediamo dinanzi a noi, praticamente la proprietaria del bar sta chiudendo in questo istante la sua attività commerciale, probabilmente aperto solo per sbrigare qualche faccenda interna, perché da questa mattina attività commerciali chiuse anche nel comune di Ceraso. Vogliamo saperlo da voi, che succede? Qual è la situazione? Tutto chiuso oggi a Ceraso? Ma a Ceraso si dice qualche cosa così per questo fatto del virus. Quindi non c'è preoccupazione? No, perlomeno fino adesso no, poi il resto si vedrà.